In questo momento Spalletti sembra molto vicino a diventare il nuovo CT della nazionale italiana. Ma prima di tutto, prima di parlare di Spalletti, probabilmente che sarà il nuovo allenatore dell'Italia, il nuovo commissario tecnico per precisione, non è fatta, ma è il più vicino. Like, iscrizione e campanella. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di tutto ciò e fatemi sapere anche cosa ne pensate di tutto ciò che dirò in questo video e di Spalletti all'Italia. Partiamo subito perché in questo momento appunto non è fatta, ma la bomba è stata lanciata da Alessandro Acciato, quindi non riesco a vedere. Eccolo qui il tweet di Alessandro Acciato, giornalista che lavora anche per Amazon Prime. Guardate, dice: Luciano Spalletti sarà il prossimo CT dell'Italia. Il 16 agosto l'annuncio, quindi tra un giorno, quando sto registrando questo video, tra due, ma quando lo vedrete voi domani. Secondo lui. Comunque Alessandro Acciato è sempre stato un buon professionista, un valido sicuramente giornalista, quindi non è il primo scemo sulla terra. Ecco. Però Spalletti in questo momento sembra vicino all'Italia. Chiaro che c'è un po' il nodo della clausola, nel senso, almeno fino ad ora la FIGC non sembra intenzionata a pagare la clausola rescissoria che c'è nel contratto di Spalletti del Napoli, perché è una storia un po' lunga, però. Quando Spalletti ha dato le dimissioni, che in realtà non ha dato delle vere e proprie dimissioni, però se ne voleva andare dal Napoli per non sporcare probabilmente il ricordo, visto che aveva vinto un campionato, il Napoli ha detto: va bene, noi ti lasciamo andare, ma se un altro club ti vuole ingaggiare, dovrà pagare la clausola che c'è nel contratto di Spalletti al Napoli. Ecco, quindi teoricamente, anzi, certamente la FIGC dovrebbe pagare questa clausola di qualche milione, non mi ricordo la cifra esatta. E non credo sia una clausola troppo onerosa per la FIGC, dai. Non credo. E il Napoli non credo neanche che la farà pagare alla fine, perché comunque l'Italia non è una tua rivale, non è un club rivale del Napoli. Anzi, se Spalletti va all'Italia ci guadagniamo tutti, perché secondo me Spalletti non è il CT perfetto per l'Italia, però è un nome che senz'altro è ottimo. Nel senso, il mio nome preferito in assoluto era Ranieri, per tot motivi, anche più di Spalletti, perché Ranieri è un allenatore che non ti fallisce mai. Cioè, Ranieri è quell'allenatore che non sbaglia mai. Cioè, Ranieri è quell'allenatore che magari non dimostri il bel gioco con Ranieri, che è un allenatore magari non troppo offensivo, tipo un ala Gerardino, ma un allenatore un po' più difensivista. Però con Ranieri, per esempio, non rischi, secondo me, mai di non andare all'Europeo o al Mondiale. Ecco, per quanto riguarda Spalletti, è un allenatore che sicuramente è diverso da Ranieri. È un allenatore che ha bisogno di tempo per lavorare, ha bisogno di tempo almeno di un anno. Spalletti è sempre stato abituato a lavorare con i club, quindi seguire giornalmente tutti i suoi ragazzi, ma all'Italia chiaramente se tu fai il commissario tecnico intanto hai meno lavoro da fare, perché non segui per tanto tempo i tuoi calciatori, ma li segui per pochi giorni. Quindi Spalletti sì, diventerà il commissario tecnico dell'Italia, è senz'altro una grossa responsabilità. Spalletti sembra che abbia accettato, l'avrei fatto anch'io, comunque di diventare il nuovo commissario tecnico dell'Italia. E appunto Spalletti è sempre stato abituato, oddio, è sempre stato bravo a lavorare con i club, ma deve essere sostenuto e ci ha messo molto tempo, no, però ci ha messo almeno una stagione per ingranare. Con il Napoli il primo anno è stato buono, il primo anno è stato buono, ma il Napoli l'ha buttato lo scudetto, perché per me il Napoli poteva tranquillamente vincere il campionato già il primo anno. Ed è stato buttato, e secondo me lì Spalletti ha delle colpe. Nel secondo anno il Napoli ha dominato il campionato, quindi Spalletti ha bisogno di un anno, secondo me, per lavorare. Ha bisogno di un anno. Per questo vi dico, io non l'avrei preso ora. Io avrei preso Conte per praticamente un anno. Cioè, io avrei preso Conte perché Conte, mi direte? Perché Conte è quell'allenatore che ti trasmette una mentalità pazzesca, cioè quell'allenatore che ti motiva tantissimo. Io non ce l'avrei da un lato mai avere come allenatore, perché è un allenatore duro, severo, tosto, che ti fa veramente svenire in campo, però è un allenatore che allo stesso tempo ti motiva molto.
ti motiva molto, molto, cioè incoraggia molto i giocatori, ma li sfinisce. Ecco, perché io volevo Conte per salvare Salvabile, perché Conte è un allenatore che senz'altro non avrebbe fallito la qualificazione agli europei, e secondo me con Conte agli europei l'Italia avrebbe fatto anche meglio probabilmente di Spalletti, perché Conte nel breve termine secondo me è molto meglio rispetto a Spalletti. Io avrei preso appunto Conte per un anno, dopo gli europei dovrei mandato a casa. Perché con Conte tu non puoi costruire un progetto a lungo termine di 3-4 anni. E poi avrei preso Spalletti facendolo lavorare per bene per non fallire l'appuntamento ai mondiali. Ecco, quindi questa è la mossa che avrei fatto, ma sarebbe stata cioè, è irrealistica, perché la nazionale dovrebbe pagare l'ingaggio di Conte, poi dovrebbe pagare la clausola di Spalletti, l'ingaggio, quindi sarebbe stato in termini economico senz'altro molto molto più complicato. Io avevo paura, temevo molto il fatto che l'Italia potesse prendere un traghettatore, uno alla Grosso, uno alla De Rossi, uno alla Cannavaro. Ecco, avevo paura, diciamo, di questo, e sarebbe stato un suicidio, perché la nazionale non è un gioco, e se la nazionale non deve sbagliare una cosa, e senz'altro non deve andare a prendere gli allenatori inesperti. De Rossi è inesperto e ha pure fatto male. Cannavaro ha pure fatto male. Grosso non ha fatto male, anzi, ha fatto benissimo a Frosinone, ma è inesperto per allenare la nazionale. Rendiamoci conto ovviamente di questo. Ecco, quindi diciamo che prendere un De Rossi sarebbe stato traumatico, così come un Cannavaro. Così come anche un Grosso, secondo me, per come la vedo io. In questo momento l'Italia deve avere allenatori esperti, esperti, assolutamente esperti, per come la vedo io, secondo il mio modesto parere, che non conta un cazzo. Ecco. Quindi io avrei preso appunto Conte, così Conte non ti falliva mai la qualificazione agli europei, ed essendo che Conte è uno che sa come far rinascere le proprie squadre, agli europei secondo me l'Italia avrebbe fatto meglio con Conte rispetto che con Spalletti, perché Spalletti deve aver tempo, e quindi già avrà poco tempo per preparare in generale le partite, visto che Mancini si è dimesso 2 giorni fa. E poi comunque agli europei non so se l'Italia subito farà benissimo, quindi io prevedo degli europei non affascinanti, cioè io prevedo un europeo dove l'Italia si fermerà ai quarti di finale, secondo me non andrà oltre. Mentre con Conte, secondo me, l'Italia poteva pure vincerlo, vi dirò. Poteva pure vincerlo se non arrivare in semifinale. Però per me Conte, cioè con Conte l'Italia avrebbe vinto l'Europa. Cioè, vinto no, però avrebbe potuto fare grandi cose. Con Spalletti prevedo un europeo non incredibile, ma con un gioco senz'altro diverso rispetto a quello di Mancini, con tanti giocatori offensivi. Però comunque sì, con Spalletti secondo me l'Italia si fermerà ai quarti di finale, però con un bel gioco e senz'altro se la giocherà alla pari con le sue avversarie. Ecco, e però chiaramente Spalletti è un allenatore che col tempo ingrana sempre di più. Infatti, secondo me, dopo l'Europeo si vedrà completamente l'acqua da Spalletti. Per me l'Italia si qualificherà al Mondiale facilmente con Spalletti, e al Mondiale, insomma, con Spalletti l'Italia può fare molto molto bene. Fare, per esempio, 3 anni con Spalletti, 2 anni con Spalletti, 3-4, è molto più intelligente rispetto a fare 2-3-4 anni con Conte. Io Conte avrei preso per un anno per disputare gli europei e quelle partite molto importanti per la qualificazione, e poi mi sarei fiondato su Spalletti. Questo è quello che avrei fatto io, e non avrei mai preso nella vita un traghettatore. Questa era la mia più grande paura. Se accadeva questo, vi preparavate a un video sfogo di quelli che non ne ho mai fatti, perché la nazionale non è un gioco.